con le delibere 371 e 372 del 25 giugno. Abbiamo avuto come obiettivo e anche come indicazione quella di cercare di strutturare le procedure in un modo più semplice e più semplificato possibile. Questo non, ciò non toglie che purtroppo quando si procede nella semplificazione, ecco, si riesca sempre ad ottenere una linearità in tutti i passaggi. Quindi abbiamo preso a riferimento la giornata di oggi per dare un'introduzione rispetto alle tematiche degli avvisi, in modo tale che possiamo eventualmente anche individuare insieme, strada facendo, il percorso, diciamo così, più consono sia per quanto riguarda gli enti, le coalizioni degli enti locali, che per quanto riguarda la regione. Allora, era previsto il mio come secondo passaggio, in attesa del collegamento del sottosegretario. Allora avviamo, così cerchiamo di rispettare gli orari. Allora, le strategie territoriali partono dai regolamenti comunitari e soprattutto dai regolamenti in particolare che hanno avviato il percorso di programmazione 21-27. In particolare è stato previsto l'obiettivo di policy OP5, un'Europa più vicina ai cittadini, che ha tracciato la strada per quanto riguarda i programmi regionali relativi alle strategie territoriali. Con riferimento alle strategie, l'accordo di partenariato ha individuato modalità diverse. Da una parte sono state individuate gli obiettivi specifici relativi alle strategie per le aree urbane. Non avendo come regione delle aree metropolitane, ci siamo abbiamo fatto la programmazione delle strategie per aree urbane funzionali, proprio così come indicato dai regolamenti e dall'accordo di partenariato. Per quanto riguarda invece l'obiettivo specifico attinente alle aree non urbane, così le definisce l'accordo di partenariato, coalizioni di enti locali per aree non urbane, ci siamo attenuti per comodità a quelle che sono state le indicazioni da parte della Commissione europea, che ha indicato, che ha individuato nelle aree interne i territori, diciamo così, già dotati di caratteristiche idonee con riferimento proprio alle strategie territoriali. Quindi abbiamo scelto anche come giunta l'indicazione che ci è stata data proprio nell'ottica di semplificazione, quella di definire anche noi strategie aree interne, benché ecco la dizione specifica dovrebbe essere strategie aree non urbane. Quindi nei programmi comunitari troviamo questa indicazione. Quindi OS, obiettivo specifico 5.1, strategie aree urbane funzionali, obiettivo specifico 5.2 riguarda invece le strategie territoriali per le aree interne. Se possiamo andare avanti con le slide. Come dicevo prima, i regolamenti costituiscono ovviamente la fonte giuridica per quanto riguarda la predisposizione delle strategie, e in particolare le strategie territoriali sono previste regolamento che riguarda il FESR con il 1058-2021, mentre invece il regolamento 1060 declina e disciplina quali sono le modalità di realizzazione delle strategie. In tale ambito la Regione ha scelto, prendendo in particolare lo sviluppo territoriale integrato previsto dagli articoli 28 e seguenti del regolamento 1060. Non trovate l'indicazione del Fondo Sociale Europeo, il Fondo Sociale Europeo Plus, ma in realtà in sede di predisposizione dei programmi da parte delle regioni c'è stato un formale invito da parte anche di ANPAL all'epoca di prevedere degli interventi di sostegno nell'ambito dell'FS Plus, degli interventi a supporto delle strategie territoriali previste nel FESR.
Quindi, benché non disciplinate, noi praticamente, ecco, non l'abbiamo indicato come fonte giuridica, ma all'interno diciamo, nell'ambito delle strategie abbiamo incluso anche degli interventi che riguardano l'effetto di password. Andiamo avanti ancora cortesemente. Quindi dicevo l'accordo di partenariato. L'accordo di partenariato ovviamente è il frutto di quelle che sono dell'attuazione dei regolamenti comunitari, e quindi vi dicevo prima qual era stata la logica delle strategie territoriali nell'ambito dei programmi regionali. Ci siamo concentrati, come vedete evidenziato, nelle aree urbane medie, aree urbane funzionali e, ripeto, aree interne, benché, veramente, ripeto, considerate in un'ottica più complessiva come aree non urbane. L'accordo di partenariato prevedeva la possibilità di destinare, anche se non in modo inderogabile, l'8% delle risorse del FESR allo sviluppo urbano sostenibile. In realtà, ecco, diciamo, siamo formalmente al di sotto di questa percentuale, ma nell'ottica di quell'importo minimo va considerato anche l'obiettivo specifico 2.8, che riguarda l'acquisto di autobus elettrici che sono rivolti principalmente alle aree urbane. In qualche modo, diciamo che la percentuale dell'8% è stata indirettamente realizzata, seppur con un obiettivo specifico non inserito nell'ambito dell'obiettivo di policy 5. Andiamo avanti ancora cortesemente. Io chiedo se nel caso, vabbè, intanto finisco e poi vediamo con il sottosegretario. Allora, per quanto riguarda... Oh, vai avanti che sei più interessante tu, insomma. Grazie, è incredibile. Allora, quindi dicevamo che c'è stata questa indicazione di creare supporto e sinergia tra FSE Plus e strategie territoriali, quindi obiettivo di policy 5 del FESR, e noi abbiamo pensato di supportarle in particolare attraverso delle azioni specifiche che sono indirizzate a favore delle, diciamo così, delle aree non urbane, quindi delle aree interne. Il supporto lo vedremo, anzi lo avete già visto con gli avvisi, riguarda delle attività, degli progetti che sono quelli un po', diciamo così, progetti basilari di supporto a favore delle aree marginali, che fanno un po' parte della letteratura, ecco, legata alle strategie territoriali per le aree marginali, e che comunque sia sono state indicazioni che abbiamo recepito direttamente dai territori. Diciamo che i progetti principali che ci sono stati segnalati sono quelli riportati nell'ambito dell'FSI Plus. Possiamo andare ancora avanti cortesemente? Ok, quindi vi dicevo, ecco, tornare verso gli avvisi. Gli avvisi sono due perché praticamente le strategie sono ovviamente indirizzate a due tipologie di territori diversi. Per quanto riguarda il FESR, l'obiettivo specifico 5.1, la Giunta regionale ha immaginato di destinare risorse per circa 40 milioni e mezzo, mentre per quanto riguarda le strategie finalizzate a supportare lo sviluppo delle aree interne, l'indicazione da parte della Giunta regionale è stata quella di poter destinare a livello di FESR circa 38 milioni. Possiamo scorrere ancora? Ok, penso ce ne fosse una precedente, chiedo scusa. Allora, ok. Sono presenti i dati relativi alla modalità di identificazione degli importi per ogni singola area. Da questo punto di vista vi diamo come indicazione il fatto che, per quanto riguarda le aree urbane funzionali, l'indicazione che abbiamo ricevuto anche dalla Giunta è stata quella di fare una sorta di riparto delle risorse attribuendo un 20% in quota fissa a ciascuna area urbana funzionale
e ripartendo il resto ponderandolo per il 50% in base alla popolazione e 30% in base al territorio. Per quanto riguarda invece le aree interne che vediamo nella slide successiva, l'indicazione della giunta è stata un pochino diversa, tenuto conto della conformazione ovviamente territoriale delle collettività, diciamo così, in modo sicuramente significativamente opposto alle aree urbane. Qui la giunta ha dato un'indicazione che è stata quella di attribuire una quota pari al 50% delle risorse in modo fisso, quindi in modo paritario a tutte le aree interne, mentre invece la restante parte, l'altro 50%, è stato attribuito per il 30% in base alla popolazione e per il 20% in base al territorio. Possiamo andare ancora avanti. Ok. Questo è, diciamo, questa è la slide che ci interessa di più, perché al di là dei numeri, al di là degli interventi che andremo e delle strategie che andremo a costruire insieme, però questa slide è la sintesi di quello che costituisce l'aspetto innovativo e fondamentale dei regolamenti comunitari e della programmazione 21-27. La possibilità da parte di un territorio di avere una governance multilivello, dove gli enti locali e quindi le coalizioni di enti locali in particolare non sono soggetti passivi di programmazione, ma diventano soggetti attivi di programmazione. Quindi, in base alle disposizioni regolamentari, le esigenze, i fabbisogni e le opportunità di sviluppo verranno indicate dai territori che sono coinvolti nelle strategie, ripeto, attraverso le coalizioni che si andranno a costituire. La Costituzione la vedrete più avanti, vi sarà esposta tra poco proprio nel dettaglio tecnico, ma questo aspetto è quello che cerco un attimino di sottolineare, perché in realtà costituisce il passaggio fondamentale. Governance multilivello, gli interventi e le risorse che sono inserite nell'ambito delle strategie territoriali prevedono una gestione attiva da parte dei territori, ripeto, non solo in termini di fabbisogni, ma anche in termini di opportunità. Ogni territorio avrà la possibilità di valorizzare il proprio patrimonio culturale, naturalistico, paesaggistico, secondo le proprie caratteristiche. Quindi questo sarà il passaggio culturale fondamentale per attuare le strategie territoriali della programmazione 21-27. Andiamo ancora avanti. Quindi ecco il percorso, il tracciato che porta praticamente alla definizione delle strategie prevede un progetto complessivo nell'ambito della programmazione unitaria che stiamo realizzando a livello di Dipartimento della Presidenza, e con le indicazioni che ci vengono date dalla Giunta, quindi dall'organo politico, che è quello praticamente di creare un necessario supporto a favore delle coalizioni degli enti locali affinché le strategie territoriali trovino concreta e materiale attuazione. Tutte le attività, gli interventi che stiamo facendo, che stiamo attuando a partire dal progetto Hub delle competenze, che da un anno e mezzo ormai avete imparato a conoscere e a toccare con mano, è finalizzato a consentire proprio la velocizzazione delle procedure, a consentire che ogni struttura, ogni ente locale sia messo nelle condizioni di poter operare. Per questo però stiamo seguendo le indicazioni del regolamento e dell'accordo di partenariato, vi invitiamo ad agire non più come singoli enti locali, bensì come coalizioni, perché almeno in questo modo riusciamo a poter avere uno snellimento di rapporti, uno snellimento di procedure e a standardizzare meglio le attività da realizzare. Quindi, ripeto, nell'ambito dell'attuazione delle strategie territoriali,
avrete e avremo un continuo rapporto, una continua interazione che parte già dalla presentazione delle domande con la definizione delle modalità di utilizzo delle risorse proprio per la governance delle strategie. Avrete hub delle competenze come progetto di supporto sia come risorse del Fondo Sviluppo e Coesione ma anche come risorse nell'ambito del Fondo Europeo Sviluppo Regionale, e nell'ambito del FESR e dell'FSI ci sono ulteriori risorse che sono invece indicate nell'ambito del PRIGA, Piano di Rigenerazione Amministrativa, che la giunta regionale ha approvato a dicembre del 2022 e che troverà attuazione con ulteriori risorse che sono quelle inserite principalmente o in alcuni obiettivi specifici dei programmi oppure nell'ambito delle risorse attribuite all'assistenza tecnica dei programmi. Possiamo andare ancora avanti? Ok, questo è un passaggio relativo al PRIGA, al Piano di Rigenerazione Amministrativa, dove sono state individuate degli interventi specifici proprio a supporto degli enti locali, e li abbiamo immaginati ovviamente non come supporto al singolo ente, bensì come supporto ente alle coalizioni. Andiamo avanti ancora, per favore. Il percorso fino ad oggi seguito si sintetizza nelle delibere che vedete indicate. La delibera 410 è stata la prima delibera di attuazione con la quale la Giunta regionale ha approvato il documento inerente alla strategia territoriale regionale integrata, prevedendo intervenire sia sulle aree urbane funzionali che sulle aree interne. Ricordo che sulle aree interne abbiamo preferito mantenere, la logica delle aree interne SNAI, ma il contesto potrebbe essere anche giuridicamente diverso. Abbiamo poi proposto la delibera 646 per le linee di indirizzo nella formulazione delle strategie territoriali delle aree urbane funzionali. Per quanto riguarda il discorso aree interne, la Giunta ha stabilito che si procederà attraverso le linee di indirizzo che saranno formulate in ambito SNAI e che ad oggi non sono ancora state approvate. Per questo motivo abbiamo previsto la possibilità di utilizzare, per quanto compatibili, nell'ambito delle aree interne, le stesse linee di indirizzo che abbiamo previsto per le aree urbane funzionali. Le ultime due delibere sono quelle di approvazione dell'avviso pubblico, gli avvisi vi verranno rappresentati tra poco. Quello che, mi preme sottolineare è che l'attuazione delle strategie territoriali passa, lo ripeto per l'ennesima volta, attraverso le coalizioni, nel senso che ciascuna coalizione individuerà il territorio, il comune capofila, e individuerà un responsabile tecnico, un responsabile unico di progetto. Ma tutto avverrà sotto l'egida dell'area di riferimento. Quindi quando verrà creata corrispondenza, provvedimenti o altri atti attinenti alle strategie territoriali, non si agisce in via esclusiva per il comune di appartenenza, ma si agisce nell'ambito dell'area di riferimento, sia essa area urbana funzionale che area interna. Vi daremo delle indicazioni specifiche, ovviamente utilizzerete anche moduli preintestati con il discorso, con l'individuazione dell'area di riferimento. Possiamo andare ancora avanti, visto che dovremmo aver quasi concluso. Perfetto. Allora, frase di tre righe che indica tante cose. Complicare è semplice, semplificare non è semplice. Noi ci stiamo provando. Ovviamente non si semplificano le procedure stando da una parte soltanto. Bisogna che il contesto si muova in qualche modo nello stesso senso. Abbiamo cercato di costruire gli avvisi in modo quanto più aperto possibile, in modo da consentirvi ogni forma di tipologia di intervento o di azione. Quindi nel caso possiamo, ci siamo ancora,
Ok, nel caso praticamente qualunque tematica risulterà necessaria affrontare, praticamente ecco, sarà affrontata sia dalla regione che dalla questione degli enti locali. Sappiate che in ogni caso ci sono strutture di assistenza tecnica di supporto, quindi cerchiamo di non lasciare nulla al caso, ma di costruire un percorso che praticamente sia con basi solide sia per voi che per noi. Io finisco qui allora e lascio il saluto al sottosegretario, se adesso è collegato e riesce a... Perfetto. Benissimo. Che dobbiamo fare un lavoro di squadra importante, un lavoro in cui sarà fondamentale rispettare le tempistiche, perché sarà importante per arrivare a colpire nel segno. È evidente che gli attori locali, quindi le aggregazioni, dovranno anche essere in grado di sfruttare questa occasione, però anche legata alle tante altre occasioni che ci sono, legate al PNRR, alle FSC, e quindi pensare una strategia legata a tutte le opportunità che ci sono in questo momento, che sono tantissime. Io dico sempre che spesso nella storia pregressa il problema era avere fondi a disposizione. Oggi insomma diciamo che il problema sarà spenderli bene, spenderli velocemente, perché sono occasioni che sicuramente non possiamo perdere. Hai detto le cifre, insomma, circa 41 milioni, 40 milioni e mezzo per le aree urbane funzionali, circa 39 milioni e mezzo per le aree interne. Mi sembra che qui abbiamo anche una dotazione di 27 milioni e mezzo per quanto riguarda l'FS Plus, che è dedicata interamente alle aree interne. Non so se l'avevi detto, fra le altre cose, che sarà sicuramente dedicato per sostenere insomma un po' di microimprenditorialità delle aree interne, per rafforzare i servizi scolastici e i servizi all'infanzia. Quindi ci sarà questa ulteriore opportunità. Ripeto, noi come regione sicuramente staremo a fianco, ma è evidente che i protagonisti e gli attori saranno i territori, che dovranno oramai non ragionare come singoli enti, ma come gruppi di enti, gruppi territoriali, che è evidente che hanno le stesse fini, gli stessi bisogni e le stesse possibilità. Quindi niente, io la chiudo qui, auguro buon lavoro a tutti. Ho detto, sarà un percorso importante, nuovo, in cui la collaborazione fra i gruppi e ovviamente fra i gruppi e la regione sarà importante, ma solo così ritengo che riusciremo a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati, a raggiungerli con i tempi giusti e seguendo le giuste procedure. Io la chiudo qui e auguro buon lavoro a tutti. Mi metto in ascolto. Grazie Daniele, ti ringrazio anche perché veramente sei stato puntualissimo. Noi proseguiamo ecco, con un saluto da parte della Formez, che è la struttura la struttura che supporta nella realizzazione delle strategie territoriali.
Buongiorno Prego Luigi. grazie, grazie. Sono Luigi Palano, sono responsabile del progetto Hub delle competenze. Diciamo questa attività, questo webinar di fatto dà avvio alle strategie territoriali della Regione Abruzzo, dando attuazione agli articoli 28 e 29 del regolamento 2060 del 2021. Il progetto Hub delle competenze, immagino lo conosciate, vi abbiamo insomma intercettato, comunque interloquito con voi in questo anno. È un progetto di sistema che mira a rafforzare la capacità amministrativa di tutti i soggetti che a vario titolo sono coinvolti nell'attuazione e gestione delle politiche di coesione sul territorio abruzzese. Diciamo, è una terza fase del progetto, ma è una fase, diciamo, perché le prime due fasi, ricorderete, molti di voi hanno partecipato, nella prima fase abbiamo ascoltato il territorio. Abbiamo fatto dei focus group sull'intero territorio regionale, coinvolgendo tutti i 305 comuni abruzzesi. La risposta è stata sicuramente positiva. Abbiamo riscontrato le esigenze, le difficoltà e comunque esigenze che vengono dal territorio, che noi abbiamo riportato puntualmente all'amministrazione regionale su esigenze di carattere di vario tipo. Sia carenze di personale, che ovviamente è stata la richiesta più frequente, ma non solo, per cui abbiamo fatto tesoro di queste richieste del territorio e abbiamo riportato in regione. La regione prenderà sicuramente in considerazione quanto è questa prima fase e è in fase di predisposizione di un miglioramento della capacità amministrativa. La seconda fase, alla quale facevo riferimento, invece è attualmente in corso, riguardato e sta riguardando l'individuazione di criticità da parte di progetti che noi chiamiamo incagliati, ma sono progetti per i quali insomma vi era carenza di informazioni sulla tipologia di problemi che ne bloccavano l'attuazione. Quindi stiamo anche affiancando i territori in questa tipologia di attività, con risultati sicuramente positivi. Abbiamo risolto l'84% delle casistiche che rappresentavano appunto delle criticità. Dicevo che si apre la terza fase, ma non perché le altre vadano nel dimenticatoio. Diciamo che la fase operativa, che di fatto dà avvio a, come dicevo, tutto il cipollone, alle strategie territoriali, sia attraverso le perimetrazioni individuali dalle aree urbane funzionali che dalle aree interne. Perché questa giornata ci sembrava il primo momento in accordo con la Regione per comunicare, insomma, per informare sui contenuti dei due avvisi. E quindi vi segnalo che a livello tecnico siamo a disposizione per qualsiasi tipo di domanda. Utilizzate pure la chat che trovate, che avete già utilizzato per comunicare, diciamo, la qualità dell'audio. Ponete tutte le domande, che abbiamo dei colleghi che sistematizzeranno queste domande e nello spazio dedicato che vedete in programma cercheremo di rispondere il più possibile a quanto ci viene richiesto. Quindi non rubo altro tempo. Il prosieguo dei lavori prevede l'intervento del dottor Colezzo, che ci spiegherà un po' in esperto format i contenuti degli avvisi, come sono stati predisposti e appunto cosa prevedono. Dopo il dottor Colezzo ci sarà l'intervento della collega Maria Rosaria Russo, della quale eredito un po' il progetto, perché fino al mese scorso la responsabile del progetto è lei, che comunque è sempre il nostro gruppo di lavoro in qualità di esperto tematico e ci supporterà come ha sempre fatto nello sviluppo del progetto. Grazie a tutti e la parola al dottor Raffaele Colenzo. Grazie.
qual è il percorso che ci aspetta e in che tempi dobbiamo realizzarlo. Allora, ecco, qui vedete in maniera molto sintetica delle date e delle cose da fare. Premetto che i due avvisi aree urbane funzionali ed aree interne hanno una sostanziale omogeneità nella struttura. Naturalmente noi sappiamo bene che si tratta di politiche completamente diverse, però ci è sembrato utile comunque strutturare in maniera relativamente omogenea i due avvisi in modo da dare riferimenti comuni. Quindi le cose che io dico, diciamo, in questo intervento valgono sia per le aree urbane funzionali, sia per le aree interne, poi naturalmente ci sono delle specificità che lavorando materialmente potremo apprezzare meglio. Allora, quali sono i passi essenziali? Facciamo una individuiamo quali sono questi passaggi. Allora, se ci sono delle problematiche, io proverei magari a spegnere la videocamera, tanto è inutile che mi vedete, può darsi che l'audio migliori, proviamo. Allora, ecco, spero che mi sentiate. Quali sono i passaggi fondamentali che ci aspettano? Il 15 luglio ci sarà la comunicazione della Regione Abruzzo e comunica Pofila dell'approvazione delle due delibere e quindi dal 15 luglio parte il percorso. Il 13 settembre 2024, poi fra breve entreremo nel merito di ciascuna di queste fasi, anche se sinteticamente. Il 13 settembre 2024, data fondamentale, presentazione delle candidature da parte delle autorità urbane o dei comuni capofila nel caso delle aree interne. Il 30 settembre del 2024 la sottoscrizione delle convenzioni per il sostegno alla preparazione e gestione delle strategie. Allora, come è stato già puntualizzato, nell'ambito delle azioni 511 e 521 sono stati previsti dei fondi specifici per dare supporto alle coalizioni territoriali nella preparazione e nella gestione delle strategie. Ovviamente questa è un'operazione che deve partire il prima possibile. E quindi entro il 30 settembre 2024 noi contiamo di poter firmare le convenzioni per far partire appunto questi progetti di preparazione e gestione delle strategie. Entro il 15 ottobre 2024 ci sarà l'erogazione delle risorse destinate alle attività di sostegno, che adesso vedremo meglio con più precisione, ma sostanzialmente è un conferimento di competenze, un'acquisizione meglio di competenze da parte delle coalizioni locali. 6 novembre 2024, altra data fondamentale, presentazione delle strategie territoriali. Il 6 dicembre 2024 l'amministrazione regionale approverà le strategie territoriali dopo aver verificato la loro coerenza e la sussistenza, insomma, di requisiti di ammissibilità. 31 dicembre 2024, sottoscrizione delle convenzioni per l'attuazione delle strategie. Le convenzioni si riferiscono alla strategia nel loro insieme e alle singole operazioni. Entriamo allora un pochino più nel merito, soprattutto delle fasi iniziali, che sono quelle, insomma, maggiormente incombenti, insomma, che ci occuperanno in maniera molto importante nelle prossime settimane. Allora, la presentazione delle candidature, abbiamo detto entro il 13 settembre, quindi che cosa c'è da fare? Il comune capofila deve convocare la conferenza degli amministratori. La conferenza degli amministratori è l'organo propositivo e di indirizzo della strategia ed è composto da rappresentanti legali degli enti sottoscrittori, cioè dei comuni. Insomma, è un'assemblea istituzionale sostanzialmente, ripeto, che dà impulso e che sostiene la strategia. Va individuato il comune capofila dell'area urbana, è costituita l'autorità urbana, individuato il comune capofila dell'area interna, su questo abbiamo già delle regole definite rispetto alla identificazione del comune. Va approvato un semplice regolamento di funzionamento della conferenza degli amministratori. Va definito l'atto di adesione all'avviso e sottoposto alla firma dei sindaci,
Adesso su questo torniamo. L'atto di adesione, l'allegato 1 dell'avviso, e manifesta la volontà della coalizione territoriale, attraverso ovviamente i comuni che la compongono, di aderire alla procedura dell'avviso. Entro il 13 settembre, le coalizioni devono candidarsi ai fondi per il supporto alla presentazione e gestione delle strategie, e quindi questo per potersi avvalere di queste competenze professionali molto importanti, prima per definire e presentare la strategia e poi ovviamente per attuarla. Quindi, qual è il pacchetto del 13 settembre? Sono i primi tre allegati dell'avviso: allegato 1, allegato 2, allegato 3. Nell'allegato 1 c'è l'atto di adesione tra i comuni per l'attuazione delle strategie territoriali. Quindi, con l'atto di adesione, i comuni si costituiscono in coalizione territoriale e si impegnano ad implementare i principi e regole dell'avviso. Su questo fra breve dirò una cosa molto importante che riguarda poi l'organizzazione e la governance della coalizione. L'allegato 2 è la domanda di partecipazione che formalizza la richiesta della coalizione territoriale di candidarsi all'avviso. L'allegato 3 è il progetto di utilizzazione del sostegno per la preparazione e la gestione delle strategie territoriali. Se vedete, insomma, l'allegato 3 è una scheda progetto, direi, vorrei dire, insomma, piuttosto semplice, naturalmente su questo ci sarà tutto il nostro supporto. Nell'allegato 3 le coalizioni territoriali devono identificare i profili professionali necessari a preparare e gestire le strategie. E quindi questo è il pacchetto da presentare entro il 13 settembre. Chi presenta il pacchetto? Il responsabile legale del Comune capofila. Come si presentano i documenti? Verrà reso disponibile un modello per l'inserimento della candidatura da parte del Comune capofila sullo uno sportello telematico aperto dalla Regione Abruzzo. Ecco, a proposito di atto di adesione, quali sono i compiti fondamentali degli organismi della governance locale? Della conferenza abbiamo detto. La conferenza ha delle funzioni di indirizzo, sorveglianza e impulso. Quindi individua il comune capofila, definisce il regolamento di funzionamento, formula indirizzi, definisce e approva la strategia territoriale e l'elenco delle operazioni che la compongono. Sorveglia l'avanzamento della strategia e verifica il raggiungimento degli obiettivi, risolve eventuali controversie e aggiorna eventualmente le disposizioni dell'atto di adesione a seguito di modificazioni che potrebbero essere intervenute. Il Comune capofila è il perno istituzionale della fase di attuazione e gestione. E quindi che fa? Coordina la preparazione della strategia territoriale, la selezione delle operazioni, garantisce l'adeguato coinvolgimento del partenariato, altro passaggio fondamentale, e tra poco ci torneremo. Formula e presenta alla Regione la candidatura per il supporto alla preparazione e gestione. Individua attiva il responsabile tecnico incaricato del coordinamento delle attività di preparazione, attuazione, gestione, sorveglianza e comunicazione della strategia. Questa è un'altra figura fondamentale, è il, se mi passate insomma questo termine, il manager della strategia territoriale, incardinato presso il Comune capofila. Il Comune capofila ancora assicura la collaborazione di tutte le strutture tecniche coinvolte nell'attuazione della strategia, in particolare la collaborazione tecnica dei responsabili di progetto. E ancora responsabile delle comunicazioni con l'autorità di gestione. Ecco, questi elenchi sono un pochino semplificati, naturalmente poi la lettura dell'avviso dà dettagli ulteriori. La terza gamba sostanzialmente su cui cammina la governance locale è quella dei beneficiari. I beneficiari svolgono le funzioni stabilite dai regolamenti dei fondi 2021-2027. Insomma, i beneficiari sapete bene, insomma, chi si occupa di fondi, insomma, dell'accezione comunitaria, sono in sostanza i titolari delle operazioni che vengono
selezionate nell'ambito della strategia territoriale, nel caso specifico, possono essere singoli comuni, in alcuni casi può essere il comune capofila, per esempio il progetto di supporto alla preparazione e gestione ha come beneficiario il comune capofila. Per alcune operazioni, per esempio quella relativa a promozione e marketing, il beneficiario è la Regione Abruzzo, che raccoglie le esigenze di promozione e marketing e procede ad un'attuazione unitaria. E quindi quando noi facciamo l'atto di adesione, sappiamo che gli organismi che andiamo a istituire hanno delle funzioni principali del tipo di quelle che sono descritte in questa slide. Alcune questioni che è meglio affrontare subito. È possibile utilizzare schemi e modelli diversi da quelli legati all'avviso? No, non è possibile, vanno utilizzati quelli allegati per garantire ordine e omogeneità alla procedura. Seconda questione, le questioni che si aprono naturalmente sono molte, insomma, quindi affrontiamo alcune principali. Le coalizioni territoriali possono decidere di organizzarsi, ad esempio costituendo uffici unici per l'attuazione delle strategie. Assolutamente sì, anzi, questo è un passaggio importante, utile, benvenuto, nel senso che tutto quello che rafforza la propensione e la capacità associativa dei comuni è un'ottima scelta, e d'altra parte questo lo troviamo scritto nell'avviso. L'avviso prevede che i comuni possano prevedere ulteriori intese e accordi nelle forme previste dal TUEL per l'attuazione della strategia territoriale, in particolare istituendo uffici e servizi associati. Quindi anche qui, insomma, riprendo quello che diceva prima il dottor Cipollone, per l'attuazione delle strategie i comuni devono agire come un tutto unico, devono agire insieme come una coalizione, e questo è molto importante anche nei rapporti fra le coalizioni e la regione Abruzzo. Alcune questioni, altre questioni, poi naturalmente, diciamo, su tutte le questioni che si aprono faremo, insomma, una discussione ordinata, insomma, per quanto possibile oggi, ma soprattutto nei prossimi giorni. Responsabili tecniche e RUP possono essere identificate nella medesima persona, no? Si tratta di funzioni diverse. Qui abbiamo detto che il responsabile tecnico della strategia è il manager della strategia, si occupa di tutti gli aspetti tecnici e amministrativi della strategia stessa. Il responsabile di progetto cura le singole operazioni e gli aspetti più propriamente tecnico-amministrativi. Non possono essere esperti esterni alla nostra visione, perché devono essere soggetti con potere di firma all'interno della pubblica amministrazione di cui fanno parte. Ecco, un passaggio, insomma, un pochino più esplicito, dobbiamo riservarlo alla questione del supporto alla preparazione e gestione. È un passaggio molto importante. L'avviso infatti destina delle risorse finanziarie consistenti al finanziamento di questi progetti di supporto, e nella nostra aspettativa, nell'aspettativa comune, è che questa è una misura che permetterà di garantire qualità delle strategie, efficienza ed efficacia dell'attuazione rispetto dei tempi di realizzazione, che, come sapete bene, diciamo, soprattutto sa chi si occupa di politiche di coesione, rispetto ai tempi di realizzazione è un punto fondamentale. In pillole, che cosa dobbiamo inserire in questa scheda progetto? Ripeto che è una delle prime incombenze che aspetta le coalizioni. Allora, le risorse possono essere destinate all'attivazione delle competenze necessarie per la preparazione, la sorveglianza, la gestione delle strategie territoriali. In misura minore possono essere destinate a servizi e forniture, per esempio per l'attuazione dei processi partenariali e per la comunicazione. Nella scheda vanno precisate le attività che verranno svolte e che devono essere completate entro il 30 giugno del 2029, in generale come data limite per il completamento delle realizzazioni delle strategie territoriali. Qui indichiamo il 30 giugno del 2029. Le competenze devono essere descritte puntualmente, quantificate, va associato un costo, ovviamente, alle competenze da acquisire. Poi la Regione Abruzzo darà su questo delle a breve, insomma, degli indirizzi.
va inserito un piano di organizzazione delle competenze da acquisire. Una volta approvato il progetto di supporto, la Regione Abruzzo stipulerà una convenzione con il Comune capofila per la concessione del finanziamento, stabilendo tra l'altro la scansione dei pagamenti. La selezione rimarrà locale, verrà effettuata a cura del Comune capofila della coalizione, secondo criteri di trasparenza e rendicontabilità. Naturalmente gli esperti potranno essere, le professionalità degli esperti potranno essere articolate, insomma, magari, ecco, selezionando personale più giovane, insomma, personale più qualificato. Però, insomma, ecco, l'importante è che tutto questo costituisca un organismo funzionale alla buona preparazione e gestione delle strategie. Ecco, allora siamo arrivati al 15 ottobre. Il 15 settembre sono state, il 13 settembre, scusate, sono state presentate le candidature. L'amministrazione regionale ha rapidamente esaminato i progetti di supporto e il 30 settembre si conta di arrivare alla sottoscrizione delle convenzioni, appunto, per il sostegno, e il 15 ottobre all'erogazione delle risorse, appunto, destinate a queste attività. Quindi la Regione Abruzzo al 15 ottobre ha, questo è un passaggio molto, già molto importante, al 15 ottobre l'amministrazione regionale ha ricevuto il pacchetto ben auspicabilmente ben formulato, insomma, nei comuni capofila, ha approvato il progetto di supporto, ha sottoscritto la convenzione per il supporto e ne ha pagato l'anticipazione. E adesso il prossimo passaggio è la preparazione delle strategie territoriali. Entro il 6 novembre le strategie vanno presentate, quindi insomma auspicabile chiaramente che la preparazione delle strategie in effetti sia già cominciata da prima, insomma. Anche perché noi sappiamo bene che cosa andrà indicato nelle strategie territoriali. E su questo però un attimo ci soffermiamo. Allora, l'allegato 4 dell'avviso ci dice quali sono i punti che dobbiamo sviluppare nel documento di strategia territoriale. Ecco, i punti di questo allegato sono chiaramente strettamente coerenti con quello che ci dicono su questo i regolamenti comunitari. Le strategie territoriali devono avere una strutturazione coerente con quanto indicato dai regolamenti, insomma, nel caso specifico, dal regolamento comune dei fondi 21-27, regolamento 2021-1060. Quali sono allora questi punti? L'area geografica interessata dalla strategia va data una descrizione sintetica del contesto territoriale di riferimento. Su questo facciamo una puntualizzazione. Il progetto Hub delle competenze ha elaborato delle analisi relative a ciascuna area. Area urbana funzionale, area interna. Naturalmente noi rendiamo assolutamente disponibile questi elaborati alle coalizioni territoriali che potranno arricchirle e insomma avvalersene. Ecco, non partono, mi permetto di dire, non partono proprio da zero, ma insomma possono lavorare, se, insomma, ovviamente se lo ritengono, su questa base un po' di analisi e di conoscenze elaborate, anche arricchendole, perché naturalmente le analisi sono fatte come dire, da esperti di statistica territoriale, però poi il punto di vista delle persone che vivono sul territorio naturalmente è fondamentale. Punto 2, analisi delle esigenze di sviluppo delle potenzialità dell'area. Qui, insomma, chi ha un po' di dimestichezza, insomma, con questi processi sa bene di che cosa si tratta. Le caratteristiche del contesto vanno tradotte coerentemente nell'identificazione delle esigenze di sviluppo delle potenzialità del territorio, nelle forme, ad esempio, delle ben conosciute analisi SWOT, analisi quindi dei punti di forza, dei punti di debolezza, delle opportunità, delle minacce. Su questo, se lo riterrete opportuno, potremo fare anche, insomma, nelle prossime settimane degli approfondimenti tecnici. Terzo punto, approccio integrato per la definizione delle strategie. Quindi abbiamo esaminato il contesto, abbiamo sintetizzato quali sono punti di forza, punti di debolezza, opportunità e minacce. Passiamo alle scelte strategiche.
Quindi identifichiamo gli ambiti di intervento da attivare nelle strategie territoriali, ovviamente secondo un approccio di integrazione funzionale. Qui siamo sempre nel campo di nel campo dei progetti integrati territoriali. I più anziani di voi ricorderanno, diciamo, di che cosa si tratta. In sostanza, noi possiamo avere delle strategie territoriali che sono composte da operazioni anche eterogenee dal punto di vista del settore, dell'ambito di intervento, ma che devono integrarsi, devono essere coordinate e puntare ad un obiettivo condiviso di sviluppo del territorio. Ecco, i programmi identificano chiaramente gli ambiti tematici e i codici dell'Unione Europea connessi, nell'ambito dei quali le aree urbane funzionali e le aree interne possono sviluppare le proprie progettualità. Adesso su questo un attimo ci torniamo. Ecco, questi sono gli ambiti tematici. Quindi, per quanto riguarda aree urbane funzionali, rigenerazione dello spazio urbano, riattivazione e valorizzazione di ecosistemi ambientali, promozione e marketing del territorio urbano, mobilità sostenibile, sostegno alla preparazione e gestione delle strategie, che è quel tema che noi chiaramente anticipiamo e che, sul quale siamo impegnati, in particolare per la scadenza del 13 settembre. E questo per le aree urbane funzionali. Aree interne, nuovi investimenti nell'economia della cultura e del turismo, valorizzazione ambientale, sviluppo delle risorse naturali e fruizione dolce dei territori, riuso e rigenerazione dei luoghi, conservazione e valorizzazione del paesaggio, promozione e marketing del territorio e delle aree interne, mobilità sostenibile e anche in questo caso sostegno alla preparazione e gestione delle strategie. Per quanto riguarda le aree interne, accennava questo prima il dottor Cipollone, abbiamo anche un contributo dell'FS Plus, quindi sul programma Abruzzo FS Plus 2021-2027, e in particolare abbiamo uno strumento finanziario per la creazione di nuove imprese nelle aree interne. Quindi un sostegno alla vitalità economica, alla generatività economica produttiva nelle aree interne, e abbiamo poi delle azioni dedicate a valere sul programma regionale FS Plus, servizi all'infanzia e integrazione di servizi scolastici nelle aree interne, nelle zone, quindi nelle zone remote e svantaggiate. Ecco, tutto questo, questi ambiti devono essere combinati in una strategia coordinata e naturalmente esprimersi attraverso progetti, attraverso operazioni coerenti. Quarto punto, coinvolgimento dei partner, fondamentale, questo ce lo dicono i regolamenti comunitari, è un punto di cui non possiamo, né vogliamo ovviamente, fare a meno. Coinvolgimento e partenariato territoriale è un passaggio fondamentale alla preparazione successiva della sorveglianza della strategia. Di questo bisogna dare conto nel documento sulle strategie territoriali. Quinto punto delle strategie territoriali, l'organizzazione del capofila dell'autorità urbana delle AUF, del comune capofila delle aree interne. In questo punto bisogna descrivere la governance della strategia, l'organizzazione tecnica, il profilo professionale responsabile tecnico, le risorse professionali disponibili, le modalità di cooperazione fra comuni, l'organizzazione delle risorse del supporto. Questo pure ovviamente è un aspetto fondamentale. Come si organizzano le coalizioni per portare a buon fine l'attuazione delle strategie. L'ultimo punto, o meglio, il penultimo punto dell'allegato 4, quello delle strategie territoriali, ci richiede un elenco sintetico delle operazioni. Attenzione, naturalmente, la somma delle operazioni, dell'importo delle operazioni, beh, qua, insomma, dico una banalità, insomma, deve stare all'interno dei tetti individuati dall'avviso, chiaramente. Ecco, qui nell'allegato 4 noi abbiamo un elenco sintetico con le informazioni chiave, quindi descrizione sintetica, titolo, CUP se c'è, ambito di intervento, localizzazione e così via. Poi nell'allegato 5 invece dovremo dare una rappresentazione più dettagliata.
Il punto 7 dell'allegato 4 riguarda i fabbisogni di promozione e marketing. Qui le coalizioni devono indicare i bisogni che percepiscono, eventualmente anche attraverso le procedure di consultazione partenariale, dei fabbisogni di promozione e marketing, e poi quest'ambito verrà attuato, come si dice, a titolarità regionale, cioè il beneficiario di questo progetto sarà la regione Abruzzo, che naturalmente raccoglierà i fabbisogni espressi dalle coalizioni territoriali e li attuerà in maniera coordinata ed efficiente, un po', insomma, da un punto di vista funzionale. Spezzettare questa azione sul territorio avrebbe avuto, insomma, dei rischi di inefficienza. L'allegato 5, come vi accennavo, riguarda le schede operazione, e qui, insomma, informazioni da inserire riguardano l'identificazione anagrafica del beneficiario, l'iscrizione dell'operazione, ambito tematico, settore di intervento, gli aspetti tecnici e procedurali, quindi RUP, livello di progettazione, cronogramma procedurale, aspetti finanziari, indicatori di output e risultato, rispetto dei criteri di ammissibilità. Questo punto l'abbiamo inserito per permettere alle coalizioni territoriali di autovalutare la qualità e la rispondenza delle loro operazioni rispetto ai criteri che sono dei criteri stabiliti dai programmi in sede di comitato di sorveglianza. Quindi è un ausilio questo punto che riguarda l'inserimento dei criteri. Ultimo punto, elementi di sostenibilità gestionale. Quando noi realizziamo degli interventi, una volta ovviamente fatta esaurita la parte realizzativa, inizia la fase del funzionamento. Ecco, dobbiamo fare attenzione a livello locale che questa fase di funzionamento abbia a disposizione risorse finanziarie, naturalmente. Ad esempio, un piccolo museo che valorizza le tradizioni locali, naturalmente va benissimo, però ecco, dobbiamo essere ben consapevoli a livello locale di come questo museo verrà gestito, con quali risorse. Altrimenti ci troveremmo di fronte a un'opera magari anche ben realizzata, ben pensata, ma senza una radice, diciamo così, gestionale ben sviluppata. Vado verso la fine, la fase di elaborazione sta per chiudersi. Quindi abbiamo detto che entro il 15 ottobre è stato presentato il pacchetto dei tre documenti, il 6 novembre sono stati presentati gli allegati 4 e 5, documento di strategia territoriale, documento di approvazione. Entro il 6 dicembre 2024 la Regione approva le strategie territoriali, eventualmente richiedendo a capofila modifiche e integrazioni. L'interesse comune è che le strategie territoriali siano buone. Non ci sono bocciature, ma c'è un tentativo di fare in modo che tutti questi documenti arrivino ad un buon grado di definizione. 31 dicembre 2024, sottoscrizione delle convenzioni per l'attuazione delle strategie. Regione capofila stipulano le convenzioni che regolano la gestione della strategia nel suo insieme e delle singole operazioni. E a questo punto si apre la fase, insomma, un po', se vogliamo, più difficile, anche se questa che abbiamo commentato non è facile, però la fase dell'attuazione della gestione è una fase complessa. Quindi partiamo il 31 dicembre 2024 con la sottoscrizione delle convenzioni e arriviamo come data limite al 30 giugno del 2029. Naturalmente le operazioni possono essere concluse prima, insomma, a seconda della loro natura, però insomma ecco, questa è la data limite, 30 giugno 2029. Ecco, le regole per attuare le operazioni, per l'attuazione fisica, finanziaria e procedurale, per il monitoraggio, per la sorveglianza, per il controllo e per l'audit, sono le regole dei programmi e quindi, nel caso specifico, dei programmi FESR ed FSE Plus dell'Abruzzo. Ecco, naturalmente non si perderà in fase di attuazione la dimensione della strategia nel suo complesso. Cioè, noi attueremo, sorveglieremo, gestiremo le singole operazioni, ma non dovremo mai perdere di riferimento il fatto che queste operazioni compongono la strategia territoriale e che l'obiettivo principale di questo processo è avere delle strategie territoriali di qualità e che producano effetti positivi sul territorio. Con questo
Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro buon lavoro e vi saluto. Perché in realtà è possibile ovviamente modificare anche i perimetri dell'area interna, così come è stato già fatto dalla regione 2 anni fa, così come è possibile anche creare delle aree diverse di matrice più regionale che non sono attualmente ricomprese nello SNAI. Però la logica fondamentale è che quando si realizza una strategia, quella strategia deve produrre degli effetti che poi devono essere gestiti nel tempo. Quindi ha fatto bene Raffaele a identificare quella tipologia di progetto. Cioè, è vero, con le strategie si possono valorizzare gli aspetti, quegli elementi culturali, patrimoniali degli enti, ma poi la gestione deve far parte della pianificazione. Quindi è chiaro che una volta terminate le risorse delle strategie, ci devono essere le risorse dei territori per la continuità di determinate attività. Allora, detto questo, ecco, passiamo alla fase delle domande. Noi cerchiamo un po' di rimanere nella logica dei tempi. Anzi, chiedo scusa, prima c'è l'intervento. Com'è? Ci sono domande. Ok, allora leggiamo le domande in modo tale che magari proviamo a dare già delle prime risposte. Allora, la prima. La prima è Ferdinando Jacoboni, chiede l'altopiano delle Rocche in quale ambito è stato individuato? Ok, allora, nel corso dell'attuazione del DIAB delle competenze, partito, ripeto, un anno e mezzo fa e che praticamente ha visto due momenti cruciali, uno l'11 di luglio dello scorso anno a Vasto e uno il 1° luglio scorso a Pescara, abbiamo dato indicazione anche di quali sono i vari ambiti e abbiamo dato indicazione anche rispetto ai territori che sono coinvolti nelle strategie territoriali. Il primo presupposto di cui vi do indicazione è che per la Commissione europea le strategie territoriali devono riguardare ambiti piuttosto limitati di territorio. Poi ciascuna regione ha, diciamo così, ci ha messo del suo. Nella maggior parte dei casi le regioni si sono mosse, così come la regione Abruzzo, nell'ambito di una programmazione unitaria che tenesse all'interno tutti i territori e nell'ambito della programmazione unitaria ovviamente ha identificato quali progetti realizzare con alcune risorse piuttosto che altre. Questo per dirvi che con le risorse del FESR e anche quelle dell'FSE per le strategie territoriali non potevamo coinvolgere tutti i comuni abruzzesi. Tuttavia, ecco, nell'ambito delle scelte che poi sono state fatte, nell'ambito delle strategie territoriali, dei programmi comunitari, abbiamo inserito all'incirca territori che costituiscono il 90% del territorio regionale e il 96% della popolazione. Alcuni territori sono rimasti esclusi dalle strategie comunitarie, ma non sono stati esclusi ovviamente dalla programmazione unitaria. Quindi, nello specifico, l'Altopiano delle Rocche è una delle zone che purtroppo non ha avuto le caratteristiche come area interna e come area urbana funzionale, è rimasta fuori dagli ambiti della programmazione delle strategie territoriali a livello comunitario, ma è stata pienamente considerata nell'ambito del piano della montagna, situazione in cui sono state valorizzate in particolare tutte quelle situazioni che ovviamente non hanno potuto beneficiare, tra virgolette, o essere ricomprese negli altri ambiti. Quindi, ripeto, situazioni come quelle dell'Altopiano delle Rocche, alcuni comuni non fanno parte della strategia del territoriale in ambito comunitario, fanno parte della strategia
territoriale unitaria attuata dalla regione e, ripeto, in questo caso i comuni delle Rocche hanno beneficiato delle risorse del piano della montagna, di cui, ecco, magari per i quali sono stati esclusi tanti altri comuni che invece magari sono rientrati nelle altre strategie. Quindi la logica della regione era quella di comporre un puzzle dove tutti restassero dentro, ovviamente però mettendo a frutto le risorse, così come compatibilmente con le finalità che ci sono state indicate. Allora, la seconda domanda del comune di Taranta Peligna, Graziano Zacchigne, che chiede: il responsabile del progetto può essere il sindaco? Raffaele, vuoi rispondere tu a questa domanda? No, se no vado io in modo più diretto. No, assolutamente no, però ecco, volevo cercare di rimarcare l'aspetto di cui abbiamo già parlato prima. L'individuazione del responsabile tecnico e l'individuazione del responsabile unico di progetto sono il primo passaggio attuativo delle strategie territoriali. Quelle strutture che saranno individuate continueranno ovviamente a far parte dei comuni di riferimento, ma nell'ambito delle strategie territoriali rappresenteranno un'entità diversa, perché in realtà ciò che andranno a realizzare da un punto di vista amministrativo costituisce riferimento dell'area di riferimento. Il sindaco partecipa alla Competenze conferenza istituzionali, sia dal punto di vista degli proprio della amministratori, che è disponibilità. diciamo così, l'organo Ecco, che io dà direi indicazioni di decisamente no, natura però insomma, politica, di natura proprio ovviamente di mi obiettivi da corregge. perseguire nell'ambito della strategia. Quindi, ripeto, quello che ha detto già prima il Raffaele Colaizzo, responsabile tecnico, responsabile unico di procedimenti sono figure amministrative dotate di poteri di firma. Quando firmano, firmano in rappresentanza dell'intera area, non del singolo comune, e quindi il Consiglio degli amministratori deve dare indicazioni puntuali che devono essere poi realizzate dalla parte tecnica, dai responsabili tecnici. Vi sottolineo questo aspetto perché è la differenza rispetto al nostro normale modo di pensare. Il sindaco sì, si occupa di tutto, ma ripeto, responsabile tecnico, responsabile unico di progetto, diventano strumenti di attuazione delle strategie e quindi fanno riferimento alle area urbana funzionale o aree interne. Non nella corrispondenza che produrranno, non costituiranno solo e soltanto, anzi, non costituiranno espressione del comune, ma ripeto, dell'area. Poi, terza domanda. Benedetta Falcone chiede: il progetto delle competenze con le descrizioni dell'AUF e AICE verrà pubblicato e se sì, quando? Allora, il progetto Orbe delle Competenze ha raccolto, grazie ovviamente al supporto dei territori e dei comuni, ha raccolto un'infinità di informazioni utili. Tutto ciò che è stato oggetto di, ovviamente di raccolta e archiviazione e classificazione di dati sarà messo a disposizione delle aree che potranno contare su delle analisi già predisposte da parte di Formez, proprio sulla base degli incontri che sono stati fatti a livello di Hub delle Competenze. Hub delle Competenze è uno strumento che continua, uno strumento che la Regione continuerà a
ad utilizzare a supporto non solo delle strategie comunitarie, ma della strategia unitaria. Quindi quando farete riferimento a delle competenze, saprete che praticamente c'è un supporto tecnico che vi affianca nelle attività di definizione di progetti a livello unitario, a livello più alto, che non sono solo le attività, diciamo così, in ambito comunitario, di attuazione dei programmi comunitari. Quindi assolutamente sì, le descrizioni, abbiamo già dato indicazioni di quali sono praticamente le aree urbane funzionali e le aree interne, i documenti ve li abbiamo indicati, ma li troverete anche sul sito della coesione della Regione Abruzzo, che stiamo man mano implementando, quindi praticamente se avete qualche difficoltà nell'acquisire documentazione, così come se avete ulteriori richieste o indicazioni o suggerimenti o praticamente ecco, delle criticità che rilevate, potete utilizzare le mail da cui sono partiti già inviti, che è programmazione2127@regione.abruzzo.it, oppure praticamente avrete altre indicazioni da seguire man mano per le singole tipologie di intervento. Domina D'Ascanio, assessora del comune di Penna Piedimonte, dice: il nostro comune nella nuova classificazione aree interne è passato in comune intermedio, tuttavia presentiamo le stesse dinamiche di un'area interna. Sarà necessario avere particolare attenzione per questi casi a cavallo, in quanto le nostre criticità e necessità sono evidentemente molto diverse dai comuni urbani. Questo comune fa parte della UF di Chieti. Allora, la risposta è che ovviamente il comune è stato coinvolto proprio perché in qualche modo gravita i dati relativi alla mobilità a livello territoriale hanno indicato come sfera di influenza la città di Chieti. È ovvio che se non fosse stato così sarebbe stato un comune che non avrebbe fatto parte né delle aree interne né delle aree urbane funzionali. Vi ricordo che per le aree interne ci siamo appoggiati anche noi come programmi comunitari alle strutture che sono state definite in ambito SNAI, perché in qualche modo, pur non essendo scritto questo aspetto sull'accordo di partenariato, è stato comunque l'invito da parte della Commissione europea e l'invito era finalizzato a una, diciamo così, proprio a procedure di semplificazione, cioè utilizzare strumenti già esistenti, ovviamente, fermo restando praticamente comunque la capacità dei territori di poter autodeterminare le proprie modalità operative. E in questo praticamente ecco, è il motivo per cui praticamente trovate degli atti di adesione particolarmente leggeri, non vi vengono chieste cose significative. Però ve lo sottolineo ancora una volta, il primo passaggio legato all'attuazione delle strategie sarà l'identificazione del responsabile tecnico e del responsabile unico di progetto. Vi sottolineo che la conferenza degli amministratori non si esaurisce nell'identificazione, diciamo così, nella realizzazione iniziale dell'atto di adesione. La conferenza adotterà un proprio regolamento, adotterà delle regole di funzionamento. Vi invitiamo a fare i vostri regolamenti in modo molto semplificati, molto leggeri, avere degli strumenti abbastanza flessibili, ma ovviamente sarà quella struttura che sorveglierà o comunque darà indicazioni sulle modalità di attuazione. Oltre a questo, come già detto prima anche dal dottor Colaizzo, i territori dovranno creare animazione a livello dei sindaci, le coalizioni dovranno creare animazione a livello dei propri territori e quindi le strategie dovranno essere costruite sulla base delle indicazioni che saranno acquisite attraverso incontri partenariali. Quindi, diciamo così, l'attività delle strutture tecniche e l'attività della conferenza saranno attività in continua evoluzione e alle quali saranno sottoposte problematiche continuamente diverse, fino alla data di completamento della strategia territoriale, che, come aveva detto il dottor Colaizzo, è il 30 giugno 2029.
È una data che deve tener conto del fatto che tutte le spese devono essere rendicontate e la Regione deve essere messa in grado di poterle rendicontare alla Commissione europea, perché altrimenti ecco, c'è il rischio di perdita dei fondi. Ma noi vogliamo parlare in senso positivo, il corretto e idoneo utilizzo dei fondi, quindi ecco, attuiamo procedure semplici, efficaci e dobbiamo cercare tutti di avere come dire, degli obiettivi convergenti, perché altrimenti ecco, rischiamo di creare difficoltà di attuazione che ovviamente saranno, diciamo così, potrebbero creare conseguenze sia nell'ambito delle coalizioni che per quanto riguarda la regione. Quindi l'obiettivo è pensare in positivo e costruire le procedure pensando sempre ed esclusivamente in positivo. Ovviamente tutte le criticità le affronteremo insieme. Benedetta Falcone chiede, il tema della transizione energetica non verrà incluso negli ambiti tematici delle AI? Allora, la tipologia di interventi è prevista non come interventi, la Giunta ha preferito non inserirla nell'ambito delle strategie territoriali. Sono interventi che invece sono ovviamente previsti nell'obiettivo di policy E2, nella priorità 3, se non ricordo male, che riguarda efficientamento energetico e anche diciamo così, realizzazione di energia rinnovabile, quindi utilizzo di fonti di energia rinnovabile. Sono però attività, ripeto, che sono rivolte al momento a favore di tutti, principalmente di tutti i comuni, di tutti i territori. È possibile, questa è una cosa che stiamo, diciamo così, più che altro sulla quale stiamo riflettendo, poter attribuire dei criteri di premialità qualora i territori si presentino in forma di coalizione piuttosto che in forma singola. Questa però è un'attività che è un qualcosa su cui faremo degli approfondimenti e vi daremo delle ulteriori indicazioni. Allora, c'è Marco di Nicola Antonio che ha due domande. Una in veste di amministratore del comune di Torre dei Passeri e una in veste di tecnico che assiste diversi comuni sui fondi per le aree interne. Torre dei Passeri, da quanto mi risulta, dice non rientra in nessuna strategia. In che modo possiamo essere interessati da queste misure? E per quanto riguarda i fondi per le nuove attività, i fondi verranno assegnati ai singoli comuni o alla strategia? Allora, Torre dei La Passeri. scarpa. Torre dei Torre Passeri dei in Passeri dovrebbe realtà essere l'area uso di è Pescara. nell'area urbana funzionale di Pescara, quindi non è escluso dalle strategie territoriali in ambito comunitario. Andiamo avanti con Giovanni D'Amico. Al 6 novembre per la presentazione delle strategie non paiono troppo stretti i tempi per un percorso adeguato di animazione e coinvolgimento dei territori? Effettivamente possono essere tempi stretti, l'unica cosa è che nella maggior parte, diciamo così, delle aree già ci sono state parecchie interazioni. Ciò che prevede l'avviso lo conoscete fin d'ora, quindi siccome, come vi ha detto prima Raffaele Colaizzo, l'intendimento è quello di arrivare all'approvazione di tutte le strategie, quindi non abbiamo previsto dei paletti particolari o dei paletti automatici. Quello che è possibile fare è attivarsi fin da subito. I termini che abbiamo indicato sono termini ordinatori, non perentori. Ovviamente cercheremo per primi noi di rispettare delle tempistiche, ma la data del 6 novembre, pur se eventualmente magari superata per realizzare concretamente le strategie, non costituirà un problema. È chiaro che prende le strategie, prima riusciamo a farle partire tutti e prima riusciamo a realizzare quanto necessario. La giornata di oggi in qualche modo è finalizzata però a dare il senso del percorso completo che si intende realizzare, in modo tale che già da adesso potete immaginare come fare subito la convocazione della conferenza o appena la comunicazione farete. Convocherete la conferenza degli amministratori, ma poi tutte le attività possono già partire. Per cui, certo, mese d'agosto è mese d'agosto per tutti, quindi questo resta comunque sia
un elemento, diciamo così, che accomuna le attività di tutti noi, ma non sarà un problema nel caso praticamente il 6 novembre venga superato, ripeto, per presentare le strategie. Pier Giorgio Grandi all'interna Giovenco Roveto, ufficio coesione all'interna Giovenco Roveto, nei piccoli comuni capofila all'interno potrebbe essere utile far coincidere responsabile tecnico e gruppo di alcune schede progettuali, essendo pochi dipendenti di ruolo con le competenze adatte. Consideriamo anche i comuni sotto i 5.000 che c'è questa mentalità. Noi pensiamo che all'interno di ogni area interna ci siano sicuramente almeno due figure che possono essere utilizzate. È chiaro che stiamo probabilmente parlando solo del comune capofila, ma immaginiamo che negli altri comuni ci sarà comunque la possibilità di individuare un altro responsabile. Questo è già un indice di attuazione di strategia, soprattutto nel caso delle aree interne, laddove vengono individuati i responsabili di comuni diversi. Allora, Gian Domenico Scioletti, tecnico comune di Arieri, è possibile ridisegnare un raggruppamento di comuni coincidente con, ad esempio, il contratto di fiume, in quanto già abbiamo molte esigenze e obiettivi che ci uniscono? No, se volete potete fare all'inverso, cercare di adattare i contratti di fiume alle strategie. Tuttavia non sono situazioni incompatibili. Resta il fatto che le strategie territoriali hanno una finalità ben precisa. È una scommessa che parte dalla Commissione europea, quella di verificare la capacità dei territori a un livello più basso, più ristretto rispetto a quello regionale, di poter programmare il proprio sviluppo. E quindi la scelta, in questo caso operata dalla Regione, è stata quella di creare o di utilizzare le aree interne e le aree urbane funzionali. Le aree urbane funzionali sono state definite secondo un criterio che poi è stato seguito in ogni caso per tutte le strategie, che è stato quello di essere il più possibile inclusivi. Quindi nel caso, ecco, i comuni devono imparare a gestire, se vogliono, ovviamente, nell'ambito delle coalizioni che si vanno a realizzare. Allora, c'è Loredana Di Stefano che chiede, il comune di Popoli Terme rientra nell'area urbana funzionale di Pescara? Ma dovrebbe essere sul Mola. Simona. Sì. Verifichiamo ma Sì, no, no, è verifico sicuro che è subito. sul Mola qui. Popoli si è sul Mola. Popoli è sul Mola perché le analisi che sono state condotte, che hanno portato poi alla realizzazione di uno studio specifico, hanno in qualche modo individuato una significativa mobilità all'interno dell'area pedilia. Quindi per questo motivo Popoli è stato inserito nell'area diciamo così, nell'area urbana funzionale di Sulmona piuttosto che in quella di Pescara, dove in realtà non avrebbe avuto contiguità territoriale rispetto all'area così come è stata definita. Il Comune di Avezzano chiede ai fini della predisposizione della strategia le spese tecniche che il capofila decidesse di anticipare potrebbero essere rendicontate e se sì da quale data? Allora, questo adesso faremo il disciplinare con cui vi daremo indicazione delle modalità di rendicontazione. È ovvio che le attività potranno essere rendicontate dal momento in cui parte già la prima fase legata alla strategia di attuazione, ma se non c'è ancora strategia, così la difficoltà ci sarà. In ogni caso, questa è una domanda che proviamo anche a verificare insieme con la Commissione europea per capire se eventualmente è possibile allargare le modalità di rendicontazione. Tuttavia, segnalo che questa nel caso sarebbe una spesa, tra virgolette, non autorizzata dall'area di riferimento, ma solo dal singolo comune. E questo potrebbe essere un problema. Ah, ci sono altre domande, sono 11:30, andiamo avanti. Raffaele Madonna, assessore del Comune di Taranta Perigna, chiede. Le mie domande sono, nel caso di aree interne, i progetti che riguardano i singoli comuni riceveranno contributi singolarmente oppure il contributo verrà elargito al comune capofila? E la seconda domanda, l'inizio e fine lavori possono seguire tempi diversi per ciascun comune?
Se ragioniamo in termini di singoli progetti su singoli comuni, non stiamo attuando la strategia territoriale prevista nell'ambito comunitario. Comunque sia, e qualora l'area interna o l'area urbana funzionale approvi singoli progetti, è possibile attribuire anche ai diversi comuni la modalità, diciamo così, la titolarità nella realizzazione. Questi passaggi vanno ovviamente formalizzati e vanno poi supportati da provvedimenti. Non c'è un impedimento, però ripeto, la logica non è quella di ripartizione delle risorse, la logica è quella di identificare degli obiettivi strategici anche nella valorizzazione degli elementi del patrimonio culturale, naturalistico, paesaggistico e turistico dei singoli territori, ma poi l'obiettivo è lo sviluppo del territorio inteso come area. Quindi, ripeto, se fa parte di una rete di progetti, di un progetto che prevede una rete di punti di riferimento e ovviamente viene portato avanti in questo senso, va bene, ma l'invito è a non considerare l'assegnazione di risorse come mere risorse da ripartire, anche perché non c'è da ripartire per tutti i comuni, ma ripeto, c'è da identificare quali sono gli obiettivi e gli elementi di sviluppo del territorio inteso come area vasta. Ginello Cimini chiede se esiste un documento che elenca aree di riferimento a singoli comuni. Sì, sono già indicati nelle delibere di approvazione che vi abbiamo indicato, ci sono anche le perimetrazioni delle aree. Allora, ci sono le domande successive. Mariangela Ciancio, consulente ufficio tecnico Comune di Orsogna, dove è possibile consultare il settore di appartenenza del comune? Se rientrante nelle strategie o no, quindi è la stessa, diciamo, Sì, risposta. premesso che ciascun ente è stato coinvolto nel progetto hub delle competenze e quindi dovrebbe avere già cognizione del proprio ruolo, però nelle delibere che vi abbiamo indicato potete ritrovare la vostra posizione, anche perché se fate una cosa da specificare, le attività inizieranno con la nostra comunicazione agli attuali comuni capofila, in merito agli avvisi che sono stati approvati. Dopodiché i comuni capofila quindi procederanno alla convocazione della conferenza degli amministratori, in ogni caso lì tutti i comuni interessati dovranno partecipare. Tuttavia vi rimando al sito di coesione della Regione Abruzzo, nel quale praticamente man mano andremo a inserire tutti i provvedimenti e tutti, ivi comprese le slide di oggi, andremo a inserire tutti gli atti che possono essere di supporto nell'attuazione degli interventi di natura comunitaria. Allora, il Comune di Furci chiede qual è la collocazione del Comune di Furci, se non collegato utilmente all'interno dell'area interna Basso San Rodrigno e all'interno dell'area urbana funzionale di Basso, il nostro comune può fare richiesta di entrare in una delle aree suddette? Allora, per il comune di Furci vale quello che abbiamo già detto per i comuni dell'altopiano delle Rocche. Non sono stati ricompresi nell'ambito delle strategie comunitarie regionali, sono ricompresi nella strategia unitaria e sono stati oggetto di riferimento, il comune è stato oggetto di riferimento nell'ambito del piano della montagna. È possibile fare richiesta? Sì, nel senso che è possibile fare richiesta rispetto eventualmente a delle aree funzionali, cosa che tuttavia non cambierà ovviamente poi il percorso che si va a realizzare. È possibile chiedere sì la modifica delle aree interne, ma lì prende il procedimento, viene gestito e curato da parte del Dipartimento Coesione, per cui è giusto fare la domanda alla Regione di essere magari inserito in un'area interna, tuttavia non è la regione che da sola decide al momento se il comune può far parte o meno di un'area interna. Sono valutazioni che vengono fatte secondo determinati criteri a livello nazionale.
Allora, le domande sono più o meno terminate, nel senso che sono, diciamo, abbiamo dato risposta generale a tutte le domande, quindi io prenderei la parola come appunto esperto tematico Formex per dare, diciamo, anche una panoramica dell'attività di assistenza che il Formex si appresta a dare ai comuni che sono qui presenti e che appunto ringrazio per l'attenzione. Sono 224 attualmente partecipanti che hanno deciso di aderire a questa iniziativa della Regione Abruzzo, appunto con il supporto del Formex nell'ambito del progetto Hub delle Competenze, che è appunto, come è stato più volte sottolineato anche con appunto l'intervento sia dell'autorità di gestione, Daniele Cipollone, nonché dal responsabile di progetto. È un progetto che sta accompagnando da più di un anno la Regione Abruzzo e i territori abruzzesi, soprattutto nel rafforzamento della capacità amministrativa. Abbiamo svolto appunto in due cicli un'attività di ascolto anche delle esigenze e delle, diciamo, delle problematiche dei comuni abruzzesi. E stiamo costruendo insieme anche a alcuni soggetti, diciamo, universitari del territorio, anche delle iniziative di rafforzamento della capacità amministrativa rivolte ai responsabili unici di progetto. Quindi sempre in un'ottica di miglioramento continuo della capacità amministrativa. Nell'ambito del progetto, che appunto si consta di tre linee, in particolare la linea C è la linea che, con la quale noi stiamo assistendo la Regione Abruzzo nella costituzione, appunto nell'avvio delle strategie territoriali, è stato detto e rimarcato anche da Raffaele Polalizzi, che è appunto degli esperti tematici di questo progetto. Abbiamo già realizzato questa analisi di contesto socio-economico istituzionale che metteremo a disposizione come appunto documento a corredo delle strategie territoriali proprio per l'avvio di questa, diciamo, attività. Ma affiancheremo sia le aree urbane funzionali che le aree interne nella loro, diciamo, percorso di pianificazione strategica. Quindi troverete, appunto, come è stato anche accennato prima dal dottor Cipollone, potete poi attivare l'attività di affiancamento tramite i nostri canali diciamo, di scambio, che sono sia la mail programmazione 2127, cioè regione.abruzzo.it, sia appunto tramite anche i canali del Formex, attraverso i quali poi abbiamo attivato in sinergia con la Regione Abruzzo, a supporto della Regione Abruzzo, queste attività. Quindi l'affiancamento sarà per tutto il percorso e va attivato attraverso appunto questi canali di ascolto e di help desk. Quindi tutte queste domande che poi voi avete formulato oggi, alle quali abbiamo provato a dare risposta, saranno poi dopo trasformate in FAQ, che verranno poi pubblicate sui siti regionali. Però appunto l'analisi dei fabbisogni per le competenze e per il rafforzamento delle competenze continua, quindi per tutto l'arco della durata del progetto noi saremo sempre, diciamo, disponibili a programmare, a realizzare poi delle attività mirate per ciascuna coalizione, sia area urbana funzionale che area interna. Quindi in accordo con l'autorità di gestione cercheremo di attualizzare il più possibile poi le attività che verranno richieste. Appunto, tutta questa pianificazione, ora la scorro velocemente anche perché abbiamo sforato un po' i tempi del webinar. Appunto, tutte le slide, come è stato detto anche nel corso del webinar, saranno distribuite sia tramite i canali ufficiali della Regione Abruzzo e del Formex, sia poi attivate tramite appunto le vostre mail che avete lasciato per la partecipazione. Noi abbiamo, logicamente, conoscete i nostri presidi di prossimità, li abbiamo attivati tramite il progetto Hub delle Competenze, sono stati già citati dal responsabile di progetto. Comunque potete poi, tramite la casella di posta elettronica, venire in contatto poi con gli esperti Midol che sono a disposizione di ciascun territorio per poi attivare anche il presidio di prossimità. Questo è il nostro canale tematico Regione Abruzzo Coesione Italia.
attraverso il quale noi non solo diamo informazioni sulle attività appunto, della Regione Abruzzo in affiancamento alla programmazione in Italia, ma animiamo poi i social correlati, quindi i canali vari Facebook, LinkedIn e X. Nonché YouTube. Logicamente il cambiamento parte da chi lo costruisce e quindi di conseguenza anche noi vogliamo lasciarvi con questa citazione. Noi riteniamo che appunto questo percorso sarà un percorso molto impegnativo, ma la Regione Abruzzo sta provando a mettere a disposizione dei territori tutta la propria energia e competenza per poter portare a termine nella maniera più adeguata possibile nei tempi dettati dalla Regione Abruzzo, nonché dall'Europa, nei tempi detti di tutta l'operazione appunto delle strategie territoriali. Con questo io ringrazio appunto dell'attenzione e lascio appunto l'ultima parola alla mia direzione per la chiusura dei lavori. Oh, grazie Maria Rosaria. Allora, noi abbiamo cercato di rispettare i termini. Vedo ancora delle domande rispetto a comuni che chiedono se sono inclusi o meno. Allora, premesso che tutte le delibere che vi abbiamo citato sono disponibili sul sito della Regione, ivi compreso ovviamente, ivi comprese le delibere 371 e 372 del 25 giugno, probabilmente, sicuramente adesso andremo a vedere, ma se non abbiamo già inserito il documento che identifica le perimetrazioni delle aree urbane funzionali e delle aree interne, che comunque è presente nelle delibere approvate, ma vi daremo indicazione, potete comunque utilizzare l'email che vi ho citato prima, programmazione 2127, tutto attaccato, chiocciola regione.abruzzo.it, per inviare qualunque tipologia di richiesta. Dopodiché, ovviamente, ecco, ripeto, ci sono dei comuni che sono esclusi, Bomba è un comune escluso dalle strategie territoriali urbane, Canzano nell'area urbana funzionale di Sulmona, tuttavia, ecco, ripeto, nel caso dateci indicazioni specifiche e vi risponderemo in modo puntuale. Se qualcuno vuole ancora scrivere qualcosa, qualche domanda che può essere incontrata, va bene, vi daremo l'indicazione di tutti i comuni, così sicuramente troverete riferimento. Se le domande non sono solo quelle legate proprio al singolo comune, cioè di chi far parte, allora il comune capofila è stato già individuato. Allora, per quanto riguarda, siccome ho detto prima che c'è una logica di semplificazione delle procedure e di utilizzo degli strumenti, il comune capofila è stato individuato in questo momento nelle città, tra virgolette, nelle città che hanno che costituiscono attrattività rispetto al territorio circostante in termini di mobilità, nel caso delle aree urbane funzionali. Quindi le 8 città sono state identificate come città capofila. Per quanto riguarda le aree interne, si chiede di utilizzare gli stessi comuni capofila per ragioni di speditezza delle procedure. Nulla vieta che in situazioni particolari si possano anche prendere decisioni diverse. Tuttavia, vi ripeto e sottolineo l'importanza di realizzare le procedure in tempi rapidi e semplici. Ecco perché in qualche modo ci si è mossi nella logica di uno strumento già esistente. Se avessimo dovuto dare indicazioni dirette come regione, avremmo chiesto di utilizzare in via principale i comuni che hanno, nella programmazione 14-20, hanno realizzato degli uffici unici di progettazione, comunque sia, hanno realizzato delle strutture unitarie di programmazione con una sfera di intervento al di sopra del singolo comune. Ce ne sono diverse e ce ne sono più di una, soprattutto nelle città a capoluogo, però non l'abbiamo voluto considerare come un elemento imprescindibile. Quindi la possibilità di auto-organizzarsi c'è, ma ripeto, l'obiettivo è quella della speditezza.
Allora, possibile rimodulare il riparto dei fondi? No, nel senso che i fondi prevedono un'assegnazione che come una modalità di assegnazione che l'unico elemento è il criterio stabilito dalla giunta regionale in questo momento. Quindi per le aree urbane funzionali le risorse sono state ripartite in favore delle aree per 20% in quota fissa, cioè uguale per tutti, 50% ponderata rispetto alla popolazione delle aree urbane funzionali, 30% ponderata in base all'estensione del territorio. Nel caso delle aree interne, l'indicazione della Giunta è stata quella di attribuire il 50% in forma paritaria per tutte le aree interne, mentre il restante 50% è stato attribuito attraverso una percentuale del 30% ponderata rispetto alla popolazione e 20% rispetto al territorio. Le uniche modifiche di riparto sono solo conseguenti a un'eventuale non corretta applicazione di questi criteri. C'è un'altra, scusami, possibilità di modulare il riparto, ci sono più donne anche per interventi sui servizi, questa promozione, vabbè, non capisco, per la promozione tra l'altro regia regionale ci sono più soldi che per interventi sui servizi. Beh, ciascun livello, come abbiamo detto dall'inizio, questa è la programmazione comunitaria attraverso le coalizioni dei territori. Costituisce un aspetto strategicamente nuovo. Ovviamente, se siamo bravi, nel caso della Regione Abruzzo, potrà dare dei risultati positivi. Se non saremo abbastanza efficienti ed efficaci, rischiamo, ecco, di dare dimostrazione che non è il caso di adottare questa tipologia di programmazione, che è una programmazione multilivello. In questo caso, delle scelte di base sono state fatte a livello di regione, identificando quali gli interventi sui quali poggiare le strategie territoriali. Guardandoci intorno, non tutti hanno dato questa importanza alle strategie, magari sicuramente c'è pure chi ne ha data di più. Noi ci collochiamo in una diciamo così, situazione di mezzo. Non vedo altre domande. No, no, quindi Ok. possiamo avviarci a conclusione. Sì. Allora, premesso che ovviamente diciamo così, il confronto può essere ulteriormente prorogato, ma attraverso mail, stiamo valutando la possibilità eventualmente di fare un altro webinar per i primissimi giorni di settembre. Magari questo dipenderà anche dall'entità e qualità dei quesiti che ci verranno eventualmente posti in questo periodo. Pensiamo di inviare la comunicazione, inizialmente pensavamo oggi, ma stiamo pensando di inviare la comunicazione la prossima settimana, in modo tale da avere qualche giorno in più in termini di, come dire, di comunicazione formale, ma, ripeto, le delibere 371 e 372 sono già presenti sul sito della Regione e quindi possono essere già oggetto di analisi e di valutazione. Io vi ringrazio perché siete stati tantissimi, le domande anche sono state parecchie. Ok, per il nuovo webinar, sì, ripeto, adesso io dico solo un'ultima cosa per chiudere. Il primo aspetto riguarda un po' un attimo le procedure di semplificazione, che però sono connesse all'unico diciamo, elemento che vi volevo in qualche modo tramandare. Non c'è nulla di scritto in modo così dettagliato nell'attuazione delle procedure, delle strategie territoriali. Quindi starà alla capacità da parte della regione, alla capacità dei singoli territori stabilire e determinare il successo o meno di questa iniziativa, che in ogni caso coinvolge risorse importanti. Siccome ecco, eventuali ritardi, eventuali difficoltà, criticità possono obbligare la Regione a delle eventuali riprogrammazioni, sarà
compito di ciascuno di noi fare in modo che praticamente si riesca a mettere, a scaricare a terra tutte le risorse previste e magari a predisporre già delle strutture che in futuro possano migliorare la qualità di programmazione dei territori. Se lo strumento funziona, ovviamente potrà essere replicato in altri ambiti. Vi ringrazio, vi saluto, vi auguro una buona giornata e ripeto, aspettiamo in ogni caso tutte le vostre ulteriori indicazioni, ivi compresi suggerimenti di attuazione. Buon lavoro a tutti. Grazie a tutti, grazie.